livello italiano forse è stato il primo serial killer. Molto interessante, non è proprio un giallo, un racconto, ma è quasi un saggio. Comunque molto bello. Bellissimo. Poi fa anche un piccolo speciale a riguardo, se ti andrà. Magari faremo un piccolo speciale a riguardo quando parleremo del mio blog sull'editoria. Va bene, d'accordo, allora aspettiamo un momento. No, no, lasci, facciamo noi. Grazie. Non rigatevi mia mano. No, no, tranquillo, non si preoccupi. Un coglione. Che c'è? Mi sono perso qualcosa. Sì, quel coglione di Ragnolo ha fatto cadere la borsa e il padre di Elena stava per sgamare tutto il nostro ben di Dio. Ho preso anche quello per sua figlia. Ci è andata bene. Ci è andata bene. Ciao! Finalmente. Finalmente cosa? E finalmente che se ne sono andata. Ah, sì! Ale! Ale, sentiti questo! La molli quella cazzo di camera e vieni a dire una... Mi aiuti ad apparecchiare? Dove sono i piatti? Lì la morsa. Ma lo sai che pensavo che avrei dovuto aspettare gli auguri di buon anno per sentire la tua voce? Perché pensi che ti telefonerò per farti gli auguri? Ma io ci spero. Però se non sarà così te li faccio in anticipo. Buon anno, eh? Meno male che ci sei tu. Thank you.
la casa più vicina, 3 km in distanza. Qui c'è solo una vecchia casa abbandonata dei custodi. Oh, devi essere sempre a disposizione mia e di Raniero. Non sparire mai, mi raccomando. Guarda quei due, guarda come ballano. Lui ha voglia di scoparle e di farsi cavare. E noi dobbiamo essere con loro quando se ne vanno. Con discrezione, mi raccomando, ma sempre a riprendere tutto.